Ciao a tutti, oggi parliamo di Raffaele Pisu, nato a Bologna nel 1925 e morto l'anno scorso nel 2019. E con una forte propensione alle imitazioni, lo vediamo in questa parodia dell'Odissea del 68, interpretare Ungaretti, Cassandra, Penelope e Ulisse. Pisu è protagonista al nuovo, nel novembre del 1964, di Italiani si nasce. Con lui Gino Bramieri e Marisa Delfrate. È un trio affiatatissimo, arcinoto per la partecipazione all'Amico del Giaguaro, in onda dal 61 al 64 in televisione, una trasmissione cult condotta da Corrado. Noi vediamo Raffaele Pisu in questo carosello del 1963 del doppio Brodo Star insieme a Lauretta Masiero. Del carosello vediamo solo il monologo di Pisu che, guarda caso, anche qui fa un'imitazione, un'ottima imitazione di Carlo Da Porto. Vediamo il carosello. Star presenta Vale il doppio con Lauretta Masiero e Raffaele Pisu. Sono Carlo in doppio pezzo, per gli intimi Carletto me voilà, sono moi. Mi chiamano il Magliardo perché con uno sguardo ogni fan so incantar. Vi voglio raccontare l'ultima barzelletta 1950. Sapete perché non possono mungere i topi? Perché non riescono a mettere il secchio sotto. Ragazzi, ve l'ho detta, la mela barzelletta, Dernier, Calambur. Vi saluto, zio Agostino, oriundo di Torino, il campione dell'amore. Sei bravissimo! Mai quanto te. No, tu vali di più, almeno il doppio. Eh no, che vale il doppio, c'è solo il doppio Brodo Star. Se ti resta ancora un dubbio, tanto semplice provare, la minestra piace il doppio, con il doppio Brodo Star. Col doppio Brodo Star, doppio sapore, doppio profumo, doppia sostanza nella minestra e nelle pietanze e due punti per i famosi regali. Trovate due punti anche nella margarina foglia d'oro e punti, punti, punti in tutti i prodotti Star. Chiedete subito al vostro negoziante il nuovo bellissimo Alba Colori che contiene la tessera con 12 punti omaggio. Grande Raffaele Pisu, per la cronaca aveva un fratello, Mario Pisu, anche lui un grande attore. Ciao a tutti, ciao.